L'introduzione delle misure anti-Covid ha pesato nel mese di marzo sul commercio al dettaglio, che ha fatto segnare un arretramento dell'11,2% nell'area euro e del 10,4% nell'intera Unione Europea rispetto al mese precedente. I dati sono stati resi noti da Eurostat, l'ufficio statistica dell'UE. Su base annua il calo è stato rispettivamente del 9,2% e dell'8,2%. I cali più pesanti su base mensile a marzo si sono registrati in Francia, meno 16%, Slovenia, meno 15,1% e Bulgaria, meno 14,6%. Nel mese di febbraio le vendite al dettaglio su base mensile erano cresciute rispettivamente dello 0,6% e dello 0,5% nell'area euro e nell'Unione Europea. Il 70,8% delle imprese romane ha registrato un calo del fatturato di oltre il 30% nel periodo di lockdown. Il 21,9% ha avuto una riduzione fino al 30%, mentre solo il 5,5% non ha avuto contrazioni del fatturato e l'1,8% ha registrato un aumento. È quanto emerge da un report della Camera di Commercio della Capitale sull'impatto del Covid-19 sul tessuto imprenditoriale locale. Lo studio evidenzia anche che il 39,7% delle imprese pensa che la situazione non migliorerà, anzi potrebbe ulteriormente peggiorare, e il 26,5% che non riuscirà a recuperare nulla di quanto perso. Il report si è basato su un panel di 500 aziende di Roma e provincia. Lo Stato ha un debito di oltre 50 miliardi di euro verso i suoi fornitori e molti ne invocano a gran voce il pagamento. L'analisi dell'economista Gianni Lepre. In questi giorni un unico coro, Sangalli, Bonomi, Tajani, lo Stato paghi i propri fornitori. Noi lo diciamo tra le altre cose nei nostri interventi già da oltre un mese, 50 miliardi di denaro fresco sul mercato, le imprese fornitrici dello Stato riprenderebbero a produrre, quindi ad assumere, tra le altre cose pagherebbero a loro volta i propri fornitori e quindi tutto questo serve veramente a dare impulso all'economia senza dover dar conto all'Europa. Joint venture tra l'Istituto di Ricerca Euromedia Research e Italpress. L'agenzia di stampa fondata e diretta da Gaspare Borsellino curerà la diffusione del settimanale Euroweek News, distribuito dal 2014 agli utenti della community di Euromedia sulla sua piattaforma multimediale, sul sito italpress.com e sul flusso d'agenzia ricevuto da più di 500 abbonati in tutta Italia. L'accordo permetterà una capillare diffusione di sondaggi e analisi sociopolitiche ed economiche prodotti dalla società di ricerca diretta da Alessandra Ghisleri, nota sondaggista nazionale.